Ragazze, ciao a tutte. Video super veloce per quanto riguarda le novità di Passione Unghie per il mese di novembre. Super veloce perché comunque sia come novità è uscito solamente una cosa. Ci sono tantissime promozioni sul sito, però insomma come novità è uscito questo nuovo costruttore, Pinky Builder. È un nuovo costruttore. Vi faccio vedere la colorazione. Di questa colorazione molto molto più carina rispetto al Natural Builder, che vi faccio vedere anche quello. Ecco qui. Questo è il Natural Builder e questo è il Pinky Builder. Come vedete, molto più carina rispetto a questo tipo di colorazione, perché effettivamente questa colorazione qui era carina se magari sopra applicato del cover rosa o dell'extreme pink, insomma dell'extra pink, scusate, se no così cioè, effettivamente sapeva un po' di morto come colorazione. Per il resto io lo trovo fantastico perché per gli allungamenti, essendo molto denso, ora in inverno francamente l'ho un po' accantonato d'inverno, insomma si fa per dire inverno, però essendo già un pochino più freschino, comunque sia questo che è molto difficile da stendere. Infatti questo non è, cioè perlomeno per quanto mi riguarda non lo consiglio per la struttura, per la bombatura. Ma per allungamento lo trovo fantastico perché poi mantiene molto anche la pinzatura, quindi lo trovo ottimo, anche se effettivamente brucia parecchio in lampada, però mi piace. E niente, torniamo a noi. Allora, questo è un nuovo costruttore, colorazione, vi faccio vedere con una palettina, la spatolina, anche la consistenza. Come vedete, comunque sia, è denso. Mi è arrivato oggi, quindi non ho ancora avuto modo di provarlo su mano, su unghia, però sembrerebbe molto, molto autolivellante, francamente, perché ha una consistenza, pur essendo denso all'occhio, cioè a vederlo così, ma è molto cremoso, molto rispetto magari a questo qui, che questo, come vedete, cioè, è veramente un mattoncino, è veramente durissimo. Come sapete, io non prediligo questi tipi di costruttori, io amo quelli molto più liquidi, però per l'allungamento lo trovo meraviglioso. Vi faccio rivedere questo, è proprio diversa. Cioè, allora magari forse dalla telecamera non vedete ben poco, però al tatto con la palettina è molto molto morbido questo nuovo costruttore. Allora, questo Pinky Builder polimerizza in lampada UV 180 secondi. Nella lampada futura, come qualsiasi altro costruttore, quindi 60 secondi. Non vi so dire se brucia oppure no, perché come vi ho detto l'ho già provato, ma essendo un costruttore molto denso, quindi ad alta densità, a regola brucia. Di solito questi tipi di costruttore sviluppano calore in lampada. Allora, vi faccio vedere su una tip come si stende. Anche lo sto provando insieme a voi, francamente, perché ancora, ripeto, non l'ho provato. Allora, andiamo a posizionare. Come vedete, non si muove di una virgola. Pur avendo lo strato dispersivo, non andiamo ad avere cambiamenti. Sì, effettivamente è molto molto denso. Ora allora, io lo sto stendendo su una tip,
ma sono convinta che su unghia, avendo il calore comunque sia del letto, insomma, dell'unghia, sicuramente si aprirà meglio rispetto alla tip. Comunque è molto morbido, ragazze, da modellare. Ecco, mi sono spiaccicato sulla mano. È molto molto morbido. Sono fiduciosa che questo prodotto si lavorerà molto bene. Però vi saprò dire di più appena lo proverò. Vi faccio vedere la colorazione. Allora, ecco, vi considerate che comunque sia sotto una tip bianca. Mi piace la colorazione di questo costruttore, francamente mi piace. Molto naturale. Anche perché rispetto tipo anche all'Extra Pink è proprio più naturale, appunto come stavo dicendo, perché l'Extra Pink è proprio un rosa maialino molto lattiginoso. Vedete la differenza della consistenza? Quindi al momento direi che mi piace molto questo costruttore, però vediamo insomma via anche nell'utilizzarlo se vi posso dire qualcosina di più. Niente, intanto vi ho mostrato comunque sia l'unica novità di Passione Unghie di questo mese e poi vi farò sapere qualcosina di più per quanto riguarda questo costruttore, appena avrò modo di provarlo, ce la farò. Ho sbagliato un po' i tappi. Appena insomma, ho modo di provarlo, vi farò sapere con più dettagli, più dettagliata. Niente, vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!